dopo l'Octavia RS, Skoda mette in campo una SUV sportiva, la Kodiaq RS. Temerari dei consumi, non temete, questa Kodiaq monta motore 2000 turbo diesel e resta sotto la soglia del superbollo. Già una SUV di nuovo, ma non solo una SUV confortevole, una SUV spaziosa, una SUV ben rifinita. La Kodiaq RS è una SUV tutta da guidare. Partiamo però prima dagli aspetti razionali. Una SUV a 5 posti, ma optional, può avere una terza fila di sedili e così diventa una SUV a 7 posti. È molto spaziosa, il bagagliaio è enorme, soprattutto nella configurazione a 5 posti, il divano posteriore è scorrevole e poi ci sono tutte quelle soluzioni intelligenti che in Skoda chiamano Simply Clever che fanno la differenza in termini di versatilità. Qualche esempio: il raschiaghiaccio nello sportello del serbatoio, la torcia LED estraibile nel bagagliaio e ancora il portaombrelli nelle portiere con ombrelli inclusi. Dal punto di vista stilistico invece la versione RS si fa subito riconoscere. All'esterno, per il doppio scarico posteriore, per i cerchi in lega da 20 pollici di serie, per la griglia anteriore di colore nero e per tanti altri piccoli dettagli dal tono sportivo. Dettagli che troviamo anche all'interno, molto belli questi sedili sportivi contenitivi, ma non troppo, quindi senza esagerare, con impunture a vista, poggiatesta integrato e motivo a rombi. Il volante, anche questo è più sportivo e ha le impunture a vista. Di serie abbiamo anche il virtual cockpit, ovvero la strumentazione digitale. Passiamo ora al motore della Skoda Kodiaq RS. Si tratta di un 2000 biturbo diesel, in realtà, da 240 cavalli e 500 Nm, che ha un turbo incredibile a qualunque regime. Il bello di questo motore è che già a 1500 giri spinge davvero forte e ha un grande allungo fino ai 4500. Cosa bella poi è che non ha alcun accenno di turbo lag. Abbinato a questo motore abbiamo il cambio automatico DSG a 7 marce di serie e la trazione integrale. Adesso io però passerei dalla modalità comfort a quella sport. Il motore è più reattivo e soprattutto cambia il sound del motore. Sentite? Si tratta di un sound in realtà un po' artificiale che proviene dallo scarico, quindi non è un sound del tutto finto che arriva dalle casse dell'impianto audio, e ricorda quello di un benzina V6. Devo dire la verità, ho sentito dei sound artificiali peggiori. Io non amo questi rumori creati a tavolino, però devo dire che è fatto piuttosto bene. Cambiamo un attimo prospettiva per vedere come va questa Kodiaq RS, e va molto molto bene. Non voglio dire che sia come una compatta sportiva, qua la stazza è importante, anche le dimensioni sono imponenti, il baricentro è più alto rispetto a un Octavia RS ad esempio, ma è incredibile il lavoro che sono riusciti a fare su un'auto del genere. L'auto è molto precisa e frena molto bene, riprende molto bene, e il merito è senza dubbio dell'ottima base, quindi il telaio MQB condiviso anche da altre vetture del marchio Volkswagen. Poi ci sono le sospensioni adattive che senza dubbio fanno un ottimo lavoro, perché nella modalità sport portano ai minimi termini il rollio e rendono l'auto rigida quanto basta per essere precisa tra le curve. A proposito di precisione, qua abbiamo anche lo sterzo progressivo. Insomma, è un gran bel guidare. A questo si aggiunge il 2000 biturbo diesel di cui ho già tessuto le lodi, quindi grande prontezza e grande allungo. Torniamo alla visuale normale per parlare di prezzi. Nota dolente, beh, diciamo non è un'auto per tutti, costa 48.900 euro, ma oltre ad essere una SUV spaziosa è anche potente e soprattutto quasi full optional. La dotazione infatti prevede quasi tutto di serie, dal virtual cockpit ai sedili sportivi e cerchi da 20 pollici al navigatore satellitare. Ci sono solo piccoli dettagli che si possono aggiungere, come sedili riscaldati, il gancio traino o ancora la vernice metallizzata. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al nostro canale e fateci sapere coi commenti qua sotto cosa ne pensate di quest'auto.